Ciao a tutti ragazzi, mi è passata una persona, grazie, mi è passata una persona in attraverso. Ciao a tutti ragazzi, sono tutti molto questo video su Pokémon Violetto. L'ultima volta ci eravamo lasciati con l'aver fatto l'esplorazione. Prima di tutto abbiamo esplorato la città di Mesapoli e poi abbiamo fatto la conoscenza del Team Stag, che è il team cattivo, super cattivo di turno di questa generazione Pokémon. È nient'altro che un gruppo di teppisti che non va mai a lezione, quindi insomma sono l'esempio che nessuno studente modello dovrebbe seguire, ecco, per quanto riguarda gli studi o cose varie. Li abbiamo incontrati che stavano cercando di forzare una ragazzina timidina ad entrare a far parte del loro gruppo. Noi siamo arrivati prontamente a fermarli e per quell'occasione Neme è arrivata e ci ha consegnato una sfera Crystal, una sfera Terra Crystal, che permette di terra cristallizzare i Pokémon durante i combattimenti. Questa Terra Crystal, una volta attivata, poi si può ricaricare passando dal centro Pokémon, ma soprattutto la sua particolarità è, oltre che quella di dare al Pokémon un effetto cristallino e mettergli della roba in testa, potenzia le mosse del tipo preciso di del tipo che viene potenziato, tipo se ad esempio abbiamo visto Steve che se lo terra cristallizzi potenzia le mosse di tipo erba, quindi avete capito, sono più potenti le mosse di tipo erba. La famosa scalinata infernale dell'Accademia, amato e odiato da tutti. Una gran fatica, ma a dire la verità neanche tanto. Finalmente ragazzi, dopo un sacco di casini, eccoci qua per il sesto episodio all'Accademia Uva. Devo prepararmi per la lezione. A Cipicca quanti gradini? Si vede che questa è una città. Voglio sapere quello che ha da dire tutti. Ah, come vorrei essere a casa. Cioè, abbiamo incontrato già tre persone che vogliono essere a casa, Ricordiamoci che d'ora in poi il nostro personaggio vivrà qui fondamentalmente, nei dormitori della scuola. I Pokémon sono fortissimi. Dai, sono curioso di vedere come si svilupperà la storia attraverso il fatto che siamo degli studenti. Mi sento Harry Potter in questo momento, che si evolverà in una maniera simile, cioè che tu sei uno studente, tra virgolette, come un altro, ma per via di alcune cose, tipo il fatto che abbiamo mica i doni in squadra. Si capiteranno le peggio cose, tipo Harry Potter? No, davvero vorrei portare il mio Pokémon fra qualcuno. Mi serve un quaderno nuovo. Io ho superato i quaderni, io vado di fogli volanti. Perfetto, ce la metterò tutta. Che carini i Pokémon. Continuo a proporre per i prossimi aggiornamenti sempre un aggiornamento che aggiusti il lag, sarebbe gradito. Quelli del Team Star mi fanno un po' paura. Ho sentito che quelli del Team Star di notte scorazzano qua e là a bordo di veicoli bislacchi. Che bello. Che quindi non fa neanche. Quindi non fa neanche dormire i poveri studenti che poi magari la mattina dopo si devono alzare presto per andare alle lezioni. Ma sono proprio quelli i tipi di studenti che io non sopporto. Sì, lo so, dopo questa rivelazione probabilmente alcuni di voi sarò già antipatica come una iena, perché io sono la tipica studentessa che quando va a lezione non per cazzeggio, tra virgolette, ma per ascoltare. E se mi annoio evito di rompere i coglioni, ecco. Quelli del Team Star invece mi sembra proprio quelle persone che non neanche arrivano a rompere i coglioni, non ci vanno proprio a lezione. Ce l'hanno proprio detto, quindi i Pokémon sono fortissimi! Capito? No, davvero! Ho un sacco di compiti da fare. Devo fare i compiti, ce la puoi fare! Tutto lì che palla. Io voglio concentrarmi su come allenare i Pokémon. Oh, che bella sta atmosfera scolaresca! Mi sembra adesso tornati ai tempi delle superiori. Neanche delle medie. Buongiorno a tutti, sempre il lag che ci accompagna, che il lag secondo me ragazzi, sempre meglio di altro. Eccoci qua, Giada, benvenuta all'Accademia Uva.
Questo è l'atrio della scuola, da cui si possono raggiungere le varie strutture dell'accademia e nella segreteria alle mie spalle puoi iscriverti a una miriade di corsi diversi. Bello spazioso questo atrio, eh? Peccato che il regolamento proibisca di farci delle lotte Pokémon. Secondo me sarebbe il posto perfetto, altro che. Carissime Giada e Nemi, benvenute, salve signor Preside. Spero che non abbiate avuto problemi lungo la strada per l'accademia. Ma guarda, guardi. A parte il fatto che ogni tanto la televisione mi si è incoglionita e il terzo episodio l'ho passato più a... lo sapete, a pulire i pulsanti come potevo dalla polvere che a fare altro. Ma quell'episodio l'ho comunque tenuto come buono, ragazzi, perché abbiamo catturato Pino. Cioè, quando mai mi capitava di trovarmi davanti a Psyduck Shiny. Vabbè, è stato uno spasso. Immagino che la nostra Nemi l'abbia contagiata con il suo entusiasmo, non è vero? In qualità di preside sono molto orgoglioso di lei. Beh, in fondo è anche per questo che Nemi ha presentato degli studenti, nonché una allenatrice di rango campione. Grazie infinite per aver accompagnato la nostra nuova studentessa. Ma si figuri, è a questo che servono gli amici, dico bene Giada? Ah, a proposito, signor preside, abbiamo incrociato il Team Star prima. Per bacco, dove? In fondo alla scalinata della scuola. Stavano infastidendo una ragazzina con uno zaino a forma di Ivy. Un incidente alquanto allarmante, direi. Sono ancora lì? No, Giada gli ha dato una bella ripassata e vedesse, vedesse come sono scappati. Oi, oi, oi. Mia giovane Giada, aiutare un'altra studentessa è senz'altro una bella cosa, ma preferirei che adottasse un approccio un po' meno diretto. Si ricordi che oggi è il suo primo giorno. Quanto a lei, Nemi, se dovessero ripetersi incidenti simili, la prego di rivolgersi a un insegnante. Effettivamente non ha tutti i torti. Una ragazzina con uno zaino a forma di Ivy. Suppongo si tratti di Penny. Mi fa piacere sapere che sia arrivata a scuola sana e salva. Posso chiederle un favore, Nemi? Informi il professor Zim della disputa con il Team Star. È lui il referente della vostra classe. Ricevuto, sarà fatto. Ah, ma come vuole il tempo. Stanno per iniziare le lezioni. Andate in classe, da brave. Noi siamo nella prima, Giada. Seguimi, ti faccio vedere dov'è. Ma per caso l'accademia, ragazzi, in Pokémon Scarlatto cambia nome, perché si chiama Uva qua ed è ovviamente di colore viola. Stavo pensando, Pokémon violetto, l'accademia ha come stemma un qualcosa di viola. Forse in Pokémon Scarlatto cambia il nome. Se qualcuno di voi c'ha Pokémon Scarlatto, mi dica se cambia nome in quel gioco l'accademia. Buongiorno professor Zim, tutto laggoso. Buongiorno a voi miei cari studenti. Oggi una bella novità per voi. Volete sapere di che si tratta? Sì, ci dica tutto. Immagino che avrei dovuto parlarvene prima, ma beh, il succo della questione è che da oggi in classe ci sarà una persona in più. Sono io. Oh, ma chi sarà? Chissà che tipo è. Sono io. Entra pure, su. Ti andrebbe di presentarti alla classe, vai. Piacere, io sono Giada, partiamo così. Che entusiasmo! È proprio una tipa simpatica. Sembra proprio che gli altri studenti non vedono l'ora di conoscerti meglio, Giada. Volete chiedere qualcosa alla vostra nuova compagna di classe? Io, posso fare io la domanda? Magari è tutto laggante di proposito. Cosa ti piace fare con i Pokémon? Lottare, catturare diversi, coccolarli, tutte, catturarne tanti diversi. Ma dai, la pensiamo uguale, grande! Qualcun altro vuol fare una domanda? Io, posso, Nemi? Vorrei sapere come mai hai deciso di studiare in questa accademia. Quali sono i tuoi piani per il futuro? Ah, domanda allucinante. Diventare un... Dai, siamo sinceri, non ho ancora deciso, in verità. Ti capisco benissimo, ci sono fin troppe possibilità, decidere è un gran problema. Grazie mille per averci raccontato qualcosa di te, Giada. A proposito, io sono Zim, insegno biologia e sono il referente di questa classe. Zim, che tu insegnassi qualcosa di scienze si capiva da come ha vestito. Ora va pure a sederti lì, al secondo banco. Beh, miei cari studenti, spero che vorreste dare un caloroso benvenuto alla nostra nuova amica. Certamente, professore. Ora puoi esplorare l'accademia a piacimento. Ora puoi frequentare le lezioni di biologia, puoi frequentare le lezioni di matematica, puoi frequentare le lezioni di lotta. Si sta cercando Nemi, è andata nella sala professori.
Benvenuta! Benvenuta alla nostra accademia! Ciao, piacere di conoscerti! Ah, vuoi parlare con me? In realtà io non ho molto da dire! Guarda, per muoverti dai toni dell'accademia, se vai nei luoghi di contrassegnati da volti di persone potrebbe succedere qualcosa. Scegli una destinazione che ti interessa e inizia ad esplorare. Ah, capito, quindi... A messa scolastica ci sta il figlio del professor Turum. E la sala professore c'è Nemi. Ma io devo andare, io voglio andare. I piatti preparati ogni giorno della cuoca della messa sono buoni e nutrienti. Stanza di scuola, professore. Deve controllare molto. Dai, andiamo alla messa. Andiamo in ordine. Che quindi nell'accademia ho risposto così, va bene. Oh, c'è uno Zorwat! Ti dimentico sempre che il menu si apre con triangolo. Ho salvato. In altre regioni va di modo chiuso a Carrie. A quel che sembra. Tu l'hai messaggiato? Sì, troppe volte, guarda. In Pokémon Spada abbiamo mangiato troppo riso a Carrie. Un Gotom che entra in un foro si trasforma in Gotom calore. E cambia pure tipo. A quanto pare ci sono Pokémon che si mimetizzano imitando la frutta. Sì, e delle volte vengo pure mangiati. Benvenuta! Vi farò studiare sodo, eh? Cosa prendi di bello oggi? Oh, i panini gusto forte, gusto con burro di arachidi, con sotto aceti, salata di patate, con uova. Potere gran stanza, potere... Grazie di salata di... un panino perfetto per il pranzo. Vai, non prendo niente, però grazie. Vediamo un po'. Mangiare fa ottenere potere di cibo. Chissà se aiutano a prendere voti più alti. Non ho ancora iniziato a mangiare, ma già ne voglio ancora. Allora, qui ci abbiamo, ecco, il figlio del professore. Ehi, che si vede? Ti ricordi di me, no? Sì, sei quello del far. E certo che te ne ricordi, a te non sfugge mai niente di niente. Non serve che ti presenti, tu sei... Giada, sei sempre insieme alla rappresentante degli studenti, no? A scuola parlano tutti di te. Mi sto assordando con sta musica. Non avrai nessuna voglia di venire a scuola, ma ho deciso di farci una capatina apposta per conoscere te, la nostra nuova celebrità. Ditemi che è un riferimento ad Harry Potter evoluto, vi prego. Visto che sei forte, non è che potresti aiutarmi a realizzare un'ideuccia che ho in testa? Che ideuccia? Sei curiosa, eh? Vuoi dalla voglia di sapere cosa voglio fare, vero? Beh, forse ti sembrerà strano, ma mi piacciono molto i picnic e in cucina so il fatto mio. Ora sto studiando i cibi salutari, quelli adatti a rimettere in sesto i Pokémon. In un libro che ho trovato qualche tempo fa c'era un capitolo su certi ingredienti speciali. Si chiamano spezie nascoste e possono rimettere subito in forza i Pokémon che le mangiano. Ci sono 5 tipi di spezie nascoste. Una volta in polvere ne basta un pizzico per compensare le carenze nutritive, migliorare la circolazione per prevenire l'invecchiamento e aumentare le difese immunitarie. Sono ingredienti veramente rarissimi che si trovano solo qui a Paldea. Però non è semplice procurarsele, perché sono difese dai Pokémon dominanti. I Pokémon dominanti sono tipo così, forse. Ah, quindi anche qua ci sono i Pokémon dominanti, eh? Che Pokémon è quello rappresentato? I mostri dell'area 0. L'area 0 è abitata da misteriosi Pokémon. Proseguendo nella nostra discesa iniziamo a imbatterci in delle piccole e crudeli creature che si stenderebbe a definire Pokémon. Un loro assalto causò gravi ferite a un membro della spedizione, costringendoci temporaneamente la ritirata. Immagine fotografata per caso da un membro della spedizione. La creatura ricorda un Pokémon noto come Donphan, ma caratteristiche quali la costituzione fisica e il modo in cui si sposta fanno pensare a una specie nettamente diversa. Ha proprio la forma di un solco lasciato da una ruota di ferro. Vorrei andare a cercarle, ma non me la cavo troppo bene con le lotte Pokémon. Non ho nemmeno amici con Pokémon forti. E mi sa che chiedere alla rappresentante degli studenti. Però ci sei tu. Saresti disposta a darmi la mano? Va bene. È la missione secondaria. Ah, aspetta, non c'è bisogno di rispondere subito. Per il momento ti registro sull'app mappa i posti in cui potrebbero trovarsi Pokémon dominanti. Bella come per il lo Smart Rotom. Dominante dell'inganno, dominante dei sismi, dominante dei cieli, dominante del sottosuolo, dominante delle scogliere. Micchia, hanno l'aria di essere cazzuti.
Il sentiero leggendario. Ti spiego meglio un'altra volta, ok? Tieni, come, tieni questo come simbolo della nostra intesa. Sacchetto di polvo stella. Ok. Tu intanto pensaci, ciao! Ok, quindi questa è una missione secondaria, insomma, mi state dicendo. Telefono. Giada? Oh, che... Chi cazzo è sta persona? Ha creato il tuo telefono per chiamarti. Chi parla? Mi chiamo Cassiopea. Ti conosco, sono la attrice promettente. Viste le tue capacità, una richiesta da farti. Giada, conosci il Team Stag? Sì. Bene, allora veniamo al dunque. Il Team Stag è stato formato da alcuni studenti dell'Accademia. È quel che si dice una banda di teppisti. I suoi membri degradano la scuola e causano problemi a chi hanno intorno. Non posso lasciarli agire indisturbati. Ho pensato a un piano per sciogliere il Team Star e ridurlo in polvere di stelle. L'operazione Stardust. Per portarla a termine ho bisogno di alleati. E voglio il tuo aiuto. Accetti? Va bene. Hai tempo per rispondere. Più avanti ti darò altre informazioni. Per oggi è tutto. Giovane Giada. Cerchi di usare un tono di voce leggermente più basso quando fa. Cerchi di usare un tono di voce leggermente più basso quando fate le telefonate alle tre della scuola, gentilmente. Farò più attenzione. Sa, c'è il rischio che qualcuno possa sentire le sue preziose informazioni personali. Al giorno d'oggi la prudenza non è mai troppa, ahimè. Arrivederci. Il Team Star. Ok, momento un po' da panico, perché quando ti chiamano il telefono non è mai una bella cosa. Comunque adesso vorrei andare dalla sala professori. Si può andare alla sala professori? Come ci si arriva alla sala professori adesso? Cos'è qui? Dove vuoi andare? Oh, grazie. Mensa scolastica, sala professori. Prima la classe frequente che frequenta i tuoi nemici, riferente per i corsi di studio generale, professor Zim. Dai, andiamo alla sala professori. Vado in ordine di aree e io quindi prima c'è la mensa, poi. Signora con i capelli strani, lei, secondo me, lei è un'esperta di tipi buio. Allora conto sul tuo aiuto, campionessa Nanny. Grazie di aver accettato di occuparti della cosa al posto mio. Nessun problema, anzi è un onore. Grazie ancora, è stato un piacere. Lei aspetta o di tipi acqua o di tipi buio, occhio. Oh, chiedo scusa. Ah, ciao Giada. Che tipa tosta, diciamo. Basta lo sguardo per capirlo, vero? È la super campionessa. È forte, carismatica, è davvero tosta. Insomma, ha tutto quello che vorrei essere anch'io. E non solo io, tutti gli allenatori vorrebbero essere come lei. Ah, io pensavo che il campione fosse il rango più alto. Super campione è il rango più alto, a quanto pare. Ad ogni modo, tornando alla domanda che ti ho fatto prima in classe. Mi hai risposto che non sai ancora cosa vuoi fare, giusto? In questo caso, perché non puoi aggiungere anche tu il rango campione? Ok. Oh, wow! Non ci vuole molto a convincerti, vedo. Lascia comunque che ti spieghi di che si tratta. Il rango campione è il livello dei professionisti delle lotte Pokémon, di quei allenatori che affascinano il pubblico lottando con Pokémon super allenati e fortissimi. Si può ottenere solo dimostrando il proprio valore alla Lega Pokémon. Per raggiungere il rango campione non basta andare a lezione, bisogna sconfiggere 8 capi palestra e ottenere le loro medaglie. A quel punto si ha diritto di fare un test speciale, l'esame dei campioni. Solo passando quel test si ottiene ufficialmente il rango campione. È un grandissimo onore ottenere questo titolo, il sogno di tutti gli allenatori di Pokémon. Non lo dico per vantarmi, Io ho raggiunto il rango campione durante la scorsa ricerca dei tesori. Ah, immagino tu non sappia ancora cos'è. È un'attività extracurricolare speciale. Dovrebbe cominciare tra poco. L'ultima volta l'abbiamo fatto subito dopo l'inizio dei corsi. È divertentissima! In pratica si va all'avventura fuori dalla scuola e si impara per conto proprio. A pensarci è stata un'esperienza davvero preziosa, un vero e proprio tesoro.
Sono convinta che se la rifacessi insieme a te, Giada, potrei diventare ancora più forte. Ad ogni modo, lascia che registri la posizione della palestra sulla tua app mappa. Eccole qua, palestre di Reveria, palestre di Siega Napada, palestre di Leudapoli, palestre di Los Tavones, palestre di Las Brasas, palestre di Moldulcia, palestre, è una città allora, palestre di Gargafopoli, palestre di Mesturia, bello che, palestre di Mesturia, il tizio della palestra, il capo palestra, è fotografato di spalle, dai. La posizione delle palestre è stata registrata sulla mappa, grazie. Il cammino dei campioni, ok. Mi dice già anche gli elementi delle palestre. Pensaci, ok? Quindi posso fare due cose. Non so, che non sono due cose secondarie, sono due cose piuttosto importanti. Uno riguarda Pokémon misteriosissimi, l'altro riguarda le palestre, le salie per appunto fino al livello massimo della Lega Pokémon. Spiega la matricola alla Giada di recarsi immediatamente in presidenza. Cosa ho fatto adesso? Ripeto, spiega la matricola alla Giada di recarsi immediatamente in presidenza. Cosa ho fatto? Dun dun dun. Sembra al supermercato. Oh, c'è un Yolu! Voilà, non capisco questa domanda. Quale domanda? Vediamo. Ehi, salve. Ma perché sprechi il tuo tempo a parlare con me? Che assurdità, Morasia. Devo preparare l'esame. La prossima lezione dove sarà? Devo impegnarmi, altrimenti tutti che professore, eccetera, ci finiamo per occuparmi. Tima, salve Giada, se hai delle domande sei sempre la benvenuta. Questa è tipo l'aula comunque. Andiamo in presidenza, c'è il preside che ci vuole. Cosa ho fatto? Cosa ho fatto? Scusi. Va bene che la scorsa volta che ho parlato al telefono stavo parlando ad alta voce, però non mi sono già beccata qualcosa tipo delle sospensioni, cioè. La ringrazio per essere venuta, Giada. Allora, si trova bene quella Accademia Uva? Ma sì. Bene, mi fa davvero molto piacere. In ogni caso, forse si chiederà come mai non le abbia parlato prima in mensa invece di chiamarla qui in presidenza. È presto detto. C'è un mio caro collega che vorrebbe parlarle di una cosa molto importante. No, non serve guardarsi attorno, non si trova in questa stanza. Mi dia un attimo per connettermi. È il professor Pokémon, vero? La gufo. È il professor Pokémon questo? Hello, Giada, piacere di conoscerti. Il mio nome è... Vai, l'ho azzeccata. Il mio nome è Turum e mi occupo di fare ricerche sui Pokémon nell'area zero, ovvero nelle profondità della voragine di Paldea. Eccolo qua, il professor Pokémon che studia, ok, le cose di Paldea. Lui è un ex studente del nostro istituto, nonché un eccellente professor Pokémon. Andrò dritto a sodo. Giada, numero di matricola 805C393. Hai con te un singolare Pokémon che si chiama Mireidon, è corretto? Sì, ma già sgamata. Ti ringrazio per essere stata sincera con me. Ci hanno già sgamato che abbiamo Mireidon in tasca. In ogni caso non temere, non intendo farti il terzo grado. Anzi, mi serve il tuo aiuto. Il mio aiuto? Ecco che esce Mireidon. Cos'è? Da quanto tempo che non ci vedevamo? Sono contento di vederti in salute. Devi sapere che Mireidon era sotto la mia responsabilità. E poi che è successo? Anche la Pokéball originariamente è la mia. L'hai ricevuto da ragazzo di nome Peppe, vero? Ora come ora però non sono più in grado di badare a quel Pokémon. Per questo mi rivolgo a te. Vorrei che continuassi a prenderti cura di Mireidon. Che ne dici? Ma certo. Ce ne sono davvero grato. E quindi prima era sotto la sua custodia e tu è scappato per... Mireidon ora è molto indebolito e ha perso il suo potenziale combattivo. Può assumere la forma cavalcatura ottimizzata per il movimento, ma avrà bisogno di tempo per recuperare tutte le capacità che possedeva. Ora fammi registrare il mio contatto sul tuo Smartrotom.
Ti contatterò regolarmente per vedere come vanno le cose. Per monitorare i miei redditi, insomma. Arrivederci. Che questo Pokémon provenga dall'area zero? Possibile che Turum ci sia riuscito a fare cosa? Vabbè, ora come ora, Mireidon, me lo tengo io. Gli sto simpatica, quindi sta con me. In ogni caso, mi sembra che il professore le abbia assegnato un incarico alquanto importante. Si ricordi che l'Accademia sarà sempre disposta ad aiutarli in qualsiasi modo. Spero che si divertirà qui da noi assieme al suo nuovo compagno Mireidon. Senz'altro. Ora io volevo chiudere andando tipo, che ne so, ai dormitori. Però non è ancora finita. E là, è permesso? Se ho 25 minuti. Ah, eccoti Giada. Non fai tempo ad arrivare, già sei finita dal preside. Ma che hai combinato? Scherzo, scherzo. Il professor Zim mi ha chiesto di mostrarti il dormitorio. Sei pronta a vedere la tua stanzetta personale? Andiamo, dai! Beh, stanza di Giada. Una camera tutta per te all'interno della scuola. Grazie. Ok, ragazzi, la cosa mi sta intrigando. Ta-dan! Ecco qui il tuo nuovo quartiere generale. A dire il vero, è nuovo anche per me. Beh, comunque immagino che sei stanca dopo il tuo primo giorno di scuola. Perché non ti fai una bella dormita? Dormire è essenziale per rimettere in forza i Pokémon, eppure i loro allenatori. Beh, allora buon riposo, eh. Ci vediamo domani. E che sia un giorno pieno di lotte. Ciao, ciao. Bene, ragazzi, con questo saluto vi saluto anch'io. E direi proprio che ci lasciamo con il... la tua cucina personale. Bello, bello. E anche questo giorno si è concluso, meglio andare a letto a riposarsi. No! Ah, no, ok. Qui esco, ritorno all'accademia. Qui fondamentalmente ritorno all'accademia. Di qua, invece, dove vado? Oltre la porta c'è il bagno, mi raccomando, tienilo pulito. Certo. Stai parlando con una che è fissata. È una scrivania per studiare, ecco, come di spazio sul lato per i propri oggetti vari. Magari, ragazzi, nella realtà esistesse, cioè... Ma ci credo che magari nella realtà esistono accademie che... C'hanno poi appartamenti dentro. Sembra di essere pure Harry Potter. Lì, vabbè, mi vedo fare riferimento ad Harry Potter. Perché come in Harry Potter siamo degli studenti nuovi a questa accademia. Comunque speciale, perché comunque è la prima volta che vediamo un'accademia nel mondo dei Pokémon. E siccome abbiamo per l'appunto una cosa particolare, ossia un Pokémon leggendario praticamente in tasca, ci succederanno le peggio cose. Quindi, cioè, per Harry Potter finiva incasinato in certe cose, scuola per altri motivi. Noi invece ci finiremo per altri, ma sono pur sempre dei motivi, tra virgolette, papabili per rendere il tuo anno scolastico, altro che anno scolastico, una vera e propria avventura, barra infernale, barra chissà cosa. Qui sono piena di materiali per fare l'MT, che hai ottenuto durante le lotte. Roba per il picnic, questa Smart Rod, un Pokémon di Mireidon, Terra Sfera si chiamava la sfera che ci aveva dato Nemi per Terra cristallizzare i Pokémon. Ragazzi, direi che il video di oggi si possa concludere qui. Incredibilmente oggi i pulsetti non sono impazziti. Magari ora che li ho puliti. Ora che ho pulito i pulsanti, oggi pomeriggio quando registrerò altri episodi non vedrò di ripartire più. Dalla fine dovevo solamente ridare una pulita ai pulsanti. Perché, cioè, questa televisione è vecchia, ma mi dispiacerebbe buttarla via, tra virgolette, perché per il resto è una televisione che funziona benissimo. Stavo pensando di aspettare che sarebbe il momento in cui sarebbe partita con i collegamenti dell'HDMI, ecco. Per quel caso la televisione la dovrei proprio cambiare, perché in quel caso lì non riesci neanche a collegare la console allo schermo. Come cazzo fai a giocare? Ma per qualsiasi cosa, quindi stavo pensando quello. Non avrei mai pensato che si potessero ricorrere i bottoni. Chiedo ancora scusa per la frustrazione che sicuramente sarà stato per voi l'episodio 3. Ma ripeto, l'ho tenuto buono perché in quell'episodio abbiamo trovato Hannah e Pino. E Pino. E poi Hannah la leggevo Hannah così. E Pino lo chiamerò Pino, appunto. Pino e basta. Tra l'altro Pino, uno shiny, ricordiamoci, c'è
nell'episodio più sfigato, in quello che probabilmente sarà l'episodio più sfigato della serie, ed è solo l'episodio 3, mi auguro che sarà l'unico episodio sfigato della serie, me lo auguro. Abbiamo beccato lo shiny a inizio gioco, vabbè. Ragazzi, se questo quindi nell'episodio più sfigato abbiamo avuto la fortuna più sculata, potremmo dire, perché non mi ricapiterà mai più, mi sa di vedere uno shiny in questo gameplay. Ragazzi, se il video vi è piaciuto mi raccomando lasciate un mi piace, ricordatevi di iscrivervi al canale se volete continuare a seguire i miei video. Spero che il gioco rimanga su questi livelli fino alla fine, perché ripeto, ho grandi aspettative per questo Pokémon violetto. Mi è bastata come delusione Pokémon Spada e Scudo, ok? Programmatori, vi prego. E noi ci vediamo alla prossima!